da tempo ormai l'Octavia non è una Skoda come tutte le altre, è la best seller del marchio e anche nel 2016 la versione familiare è stata la wagon più venduta d'Europa, ma soprattutto è la cartina di tornasole della crescita in termini di qualità e anche di appeal del marchio intero. La Skoda Octavia 2017 non fa altro che alzare ancora un pochino l'asticella con un restyling e un aggiornamento a tutto tondo che non definirei certo conservativo, anche se a dire la verità è un restyling più efficace soprattutto sulle versioni più ricche sia della berlina sia della wagon. Tre sono i punti fondamentali toccati dal restyling: il frontale, il posteriore e l'infotainment. Davanti la Octavia è cambiata tanto con i fari sdoppiati. I designer hanno separato gli anabbaglianti dal resto del gruppo e impreziosito ciascun blocco con delle sottili fibre ottiche. Volete i fari full LED? Beh, ora si può. Si possono avere sempre come optional, puntando almeno a una versione Ambition. L'unica versione dell'Octavia che li monta di serie è la versione Style. Dietro il paraurti diventa più squadrato e le luci disegnano un motivo interno a C. Se si opta però per quelle che hanno tutte le funzioni di illuminazione a LED e non soltanto le luci di posizione e gli stop. Il restyling ha anche allargato la carreggiata posteriore dell'Octavia di 2-3 cm a seconda delle versioni ed è questa l'unica misura che cambia in maniera significativa. Con il restyling si aggiorna anche l'infotainment, che per l'Octavia è declinato su 4 diversi livelli. I sistemi più ricchi hanno nuovi schermi e un maggior numero di servizi integrati. Puntando ad almeno una Skoda Octavia Ambition, sempre è possibile avere come optional il sistema di infotainment più completo, ovvero il Columbus. Il Columbus ha uno schermo da 9,2 pollici, una memoria flash da 64 giga e ha una serie di servizi legati alla navigazione basati su Google Earth e Google Street View, ad esempio quelli del traffico in tempo reale. Ci sono poi delle novità per quanto riguarda la app dell'Octavia, che ha delle funzioni ampliate, ad esempio quelle che permettono di controllare da remoto alcuni parametri dell'auto collegandosi all'auto con lo smartphone. Infotainment a parte, troviamo nell'Octavia l'abitacolo di sempre, dove plastiche più morbide si alternano ad altre obiettivamente più dure, ma nessuna dà mai l'impressione di essere in qualche modo economica, anzi i montaggi poi sono veramente precisi e all'altezza di quella che è la proverbiale qualità teutonica di Volkswagen. Tanto, davvero tanto è lo spazio a bordo, soprattutto in rapporto a un ingombro in lunghezza di 4,70 m. Di spazio ne ruba solo un pochino il tunnel centrale, importante ma anche ingombrante, soprattutto nella parte posteriore. Quello che distingue ciascuna Skoda da un modello analogo di un altro marchio sono delle soluzioni che la casa definisce simply clever, ovvero furbe, intelligenti, pur nella loro semplicità. Ve ne mostro alcune. Anche su strada la Skoda Octavia si dimostra un'auto di gran qualità. Il comfort di marcia è garantito da un'efficace insonorizzazione dai rumori esterni e da un bouquet di motori davvero silenziosi, anche i turbo diesel. L'assetto è equilibrato e bello piatto di suo, ma se si opta per le versioni più potenti dell'Octavia, quelle da almeno 150 cavalli come la 2000 TDI che sto guidando, beh, c'è l'opzione del Dynamic Chassis Control che le regola il molleggio ad hoc. Si può così avere un'Octavia più morbida in comfort e più reattiva nel settaggio sport, se magari viaggiate da soli e volete spingere un po' di più in un tratto bello guidato. La base per l'Octavia è un 1000 turbo benzina da 115 cavalli, un esempio davvero azzeccato di downsizing. In alternativa sempre a benzina c'è l'Octavia gasata con motore 1400 da 110 cavalli alimentata sia a benzina sia a metano. Le versioni che però andranno per la maggiore saranno certamente le turbo diesel. Diciamo che un'Octavia 1600 TDI da 110 cavalli può bastare per quelle che sono le esigenze di una famiglia che viaggia al completo.
L'unico problema è che se si opta per il manuale, beh, in questo caso le marce sono solo 5, ma con questo motore è possibile accoppiare anche il cambio DSG. Poi c'è l'Octavia definitiva, che è una novità del restyling, ovvero quella che combina il motore più potente, il 2000 da 150 cavalli, alla trazione integrale e al cambio DSG a 7 rapporti. Per tutte le versioni, gli allestimenti e i prezzi della Skoda Octavia 2017 vi invito a leggere la prova completa su www.motorbox.com. Per il resto, beh, diteci ovviamente come la pensate qui sotto nei commenti. Ciao e al prossimo video!